Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale Viola Channel, oppure benvenuti se questa è la vostra prima volta. Se ancora non l'avete fatto, lasciate like, iscrivetevi al canale per supportarlo. Oggi volevo fare questo video perché è una voce di mercato che mi interessa. Si sta parlando di un giocatore offensivo, di un'ala offensiva che gioca in Bundesliga, nell'Heidenheim, e il suo nome è Jan-Nicolas Best. Spero di averlo pronunciato bene. Appunto, gioca in Bundesliga in una squadra non troppo forte. In Italia potremmo immaginarci un Berardi al Sassuolo. Ecco, lui è simile. È un bravo finalizzatore perché fino a questo punto della stagione in Bundesliga ha messo a segno 5 gol e 8 assist. È un giocatore leggerino che fisicamente può somigliare a Koné. Però tranquilli ragazzi, so che vi ho messo un po' di paura, però dalle immagini comunque che stanno scorrendo potrete vedere che è un giocatore che tira molto, tira forte, tira preciso e passa bene. Quindi è un giocatore completamente diverso da Koné. Dribblare non è la sua specialità, anche se per un esterno dovrebbe essere una delle sue caratteristiche principali. I cross li fa tipo Kostic della Juventus, cioè molto molto tesi. È un giocatore appunto mancino, può giocare su tutte e due le fasce, può giocare sulla tre quarti, insomma è un giocatore versatile. Mi piace, però avrei preferito altro. Ecco, non è quel cambio di qualità secondo me. Se si concretizza l'operazione sono contento, poi ci sarà modo di vederlo. Però secondo me non è il giocatore che ti fa fare il salto di qualità per andare in Champions. Il Corriere della Sera ha rilasciato un articolo stamattina sulla Fiorentina, appunto, su una possibile maxi offerta per Ngonghè del Verona per 15 milioni e anche per Best altri 15 milioni, quindi in totale due giocatori per 30 milioni di euro. Sono tanti, sono tanti. Secondo me con 13-14 milioni ci si può portare a casa, sinceramente. Dai, se guardiamo come va questa operazione, lasciamo i giorni trascorrere, con un esterno di attacco ci serve, quindi aspettiamo i giorni, aspettiamo il calciomercato. Siamo anche interessati a Terracciano del Verona, non il portiere, ma un altro esterno, terzino, non ho capito bene, però è molto vicino al Milan e sembra che lui abbia scelto il Milan. Il video è finito, mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi per altri contenuti, poi vi lascio in sovraimpressione altri video e niente ragazzi, ciao, alla prossima.